Grazie grazie a tutte le persone presenti, eh, grazie a Scrittore in Città per aver organizzato questo incontro. Io sono Federico Faloppa, mi occupo da vent'anni di discriminazione del linguaggio, sono anche coordinatore della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d'Odio e quindi sono doppiamente, anzi triplamente felice perché lavoro anche con il Consiglio d'Europa su questi temi triplamente felice si può dire di presentare oggi pomeriggio il libro dell'onorevole Boldrini Laura Boldrini, questo non è normale come porre fine al potere maschile sulle donne un libro appena uscito da Chiara da poche settimane che la Presidente Boldrini sta presentando in giro per l'Italia, oggi siamo molto felici e anche onorati di averla qui con noi sappiamo quanti impegni abbia la Presidente eh, nel suo lavoro istituzionale ma anche appunto per partecipare a iniziative della società civile. E quindi io vi darei ancora un applauso per ringraziare la Presidente. La Presidente Boldrini non ha bisogno di presentazioni e di introduzioni, tuttavia mi preme ricordare che non è questo il primo libro che lei scrive. Ha scritto la Presidente Boldrini. Una comuni la comunità possibile, eh, una nuova rotta per il futuro dell'Europa nel 2017 e poi ha, da poco ha anche scritto Le donne di Minsk, la rivolta pacifica per la democrazia in Bielorussia con una autrice a quarta pelle e mi diceva poco fa l'onorevole Boldrini che un altro libro sarà presto in uscita ma non lo anticipiamo. Ho dimenticato i primi due. Li ho dimenticati. Gravissimo. Accidente. Ecco, è in Imperdonabile. Buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Eh sì, ha dimenticato i primi due a cui sono tanto affezionata perché il primo libro che ho scritto si chiama Tutti indietro, mm. edito da Rizzoli, e parla della sciagurata idea uh, del governo Berlusconi all'epoca di respingere i migranti ehm, e rimandarli in Libia. Un un principio quello del non respingimento che invece è la base della convenzione di Ginevra e dunque il primo libro fu su questo uh, capovolgimento diciamo, di quel principio raccontando le storie delle persone che arrivavano e continuano ad arrivare sulle nostre coste e l'altro era solo le montagne non si incontrano mai che è una storia vera di una ragazzina somala che viene salvata dal contingente italiano in Somalia nel 1994, quindi una storia uh, veramente eh, incredibile perché questa ragazzina pensa di non avere più la famiglia, una uh, troupe di chi l'ha visto trova la famiglia invece in un campo profughi in Kenya, nel campo di Dadaab e alla fine, insomma, in questo rocambolesco incontro riusciamo a andare in Kenya io e la ragazza e farle incontrare la famiglia naturale e questa è una storia incredibile perché neanche la fantasia ci sarebbe arrivata all'ipotesi di riuscire a farli rincontrare quindi anche questo è è un libro da tenere a certo. mente perché è quasi un giallo, ma è un giallo di verità. Grazie, Presidente. Ecco, per un professore universitario fare una gaffa del genere è imperdonabile, e chiedo scusa ovviamente all'autrice e a tutti voi. Eh, in realtà mi ho segnato gli ultimi due titoli, e poi devo dire che, anche se non l'ha scritto lei, è protagonista di un libro molto importante che è scritto da un suo collaboratore, Flavio Alivernini, Il Grande Nemico. Il caso Bolderini, che è uscito un paio di anni fa sui discorsi d'odio, che l'hanno. Riguardata. E oggi parliamo di questo nuovo libro: Questo non è normale. Un libro, se posso fare anche un commento, non soltanto sul contenuto, ma stilistico: molto ben costruito sul piano del linguaggio, dell'argomentazione. Io mi sono non soltanto appassionato nel leggerlo, ma ho cercato anche di trovare un filo conduttore che non fosse solo sui contenuti. Lo schema del libro è davvero efficace, io vi invito a leggerlo anche per questo, perché la Presidente Boldrini introduce gli argomenti. Ponendo delle questioni fondamentali, ma poi cerca anche di costruire delle risposte attraverso l'azione politica e parlamentare, la sua e quella dei colleghi e delle colleghe, e anche ovviamente ponendo delle sfide alla società civile. E quindi i capitoli sono veramente dei capitoli che, in modo dialettico, presentano gli argomenti, ponendo un problema, ma cercando anche delle soluzioni. E questo schema è davvero efficace, come efficacissimo linguaggio accessibile, malgrado questo sia un libro pieno di contenuti e di informazioni aggiornatissimi che provengono da molte fonti quindi dal, sul piano stilistico anche non è semplice no? trovare una saggistica che non solo dia degli spunti ma che si faccia leggere e che ti coinvolga dall'inizio alla fine ecco io se posso permettermi da insegnante anche qui no? eh, devo dire che questo libro suo invece ci riesce benissimo e ci riesce anche ponendo delle sfide appunto All'inizio anche linguistiche, cioè la riflessione sul linguaggio della Presidente Boldrini è efficacissimo come scrittura, ma è efficacissima anche la riflessione appunto per le questioni fondamentali che pone sul linguaggio rispetto a questo tema. E allora, infatti, il primo capitolo, io parlo femminista, no? mi è piaciuto questo spunto: il parlare femminista, il linguaggio, il presentarsi, non soltanto dire no, oh, sì certi temi sono importanti, portiamoli avanti, ma è un, è un capovolgimento di paradigma, dobbiamo imparare dal linguaggio a decostruire delle categorie, degli stereotipi e quindi anche a, ad assumere un lessico più efficace sul piano descrittivo, sul piano dell'azione politica, che davvero ci dia degli strumenti in più. Allora io, Presidente, se lei è d'accordo, partirei da questo spunto. Io parlo femminista. Ecco, il linguaggio al centro, al centro della sua riflessione da anni, ma al centro ancora di più in questo libro. Perché è così importante questa sua riflessione sul linguaggio e che cosa ci racconta anche su questi temi in particolare? Grazie. Sì, allora grazie, grazie a lei professore per queste belle parole, a tutti voi di essere qui. Saluto e ringrazio la mia collega Gribaudo, l'assessora alla cultura che è qui in sala insieme a noi. Dunque, nulla è lasciato al caso, anche i colori, vedete? È viola, verde e bianco. Perché questi tre colori? Qualcuno gli viene in mente perché questi tre colori: verde, bianco e viola. Ecco, questi tre colori eh, rappresentano un movimento, il più antico movimento femminista europeo, quello delle suffragette inglesi. Le suffragette inglesi eh, protestavano per i loro diritti nelle strade di Londra indossando tutti i vestiti di questi tre colori e sventolando bandiere eh, di questo tricolore. E quindi è stata un'idea di mia figlia, che peraltro vive in Inghilterra, anche cittadina britannica, che mi dice, no mamma, bisogna iniziare dalla copertina, ti devi subito manifestare per quello che sei, cioè una femminista. E dunque mettiamoci subito i colori che identificano no, la, tua, la tua impostazione. E che cos'è che ci identifica? La parola ci identifica. La parola ci dà una... Uh, identità e dunque se noi la parola la usiamo male usiamo male anche la nostra identità quindi insistere sul linguaggio vuol dire esistere vuol dire non dimenticare i percorsi gli ostacoli i sacrifici le gioie e i traguardi allora declinare al femminile significa questo non farlo significa negarlo le parole sono sostanza per questo che quando ho messo piede a Montecitorio nel 2013, provenendo da un'esperienza internazionale, 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite, dunque anche avendo avuto la, la possibilità di vedere altre realtà, di conoscere altri paesi, e ho notato subito il fatto che entravi lì dentro, varcavi la soglia di Montecitorio e diventavi automaticamente di un altro genere, perché il femminile non era previsto. Non era previsto negli atti parlamentari, ma neanche nelle pareti di quel bel palazzo, ritratti di uomini, busti di uomini. E io pensavo, che, ma come si faceva a non capire che tutto questo non era normale? No? E sì che ho fatto quello che ho potuto per affermare l'esistenza del femminile, quello che in quel momento era nelle mie prerogative, a cominciare dai simboli che sono importanti, quindi ho istituito la sala delle donne. Abbiamo messo le fotografie dei bei volti delle madri costituenti, delle prime sindache. Una grande ricerca abbiamo dovuto fare negli archivi. Nessuno sapeva chi erano state le prime sindache del 1946. Abbiamo messo a lavorare tre o quattro persone per fare queste ricerche. Poi la prima donna che è stata um, ministra, la prima donna presidente della Camera. La prima donna presidente di regione, e poi in un'altra parete mi mancavano le foto, faloppa, perché non ce l'avevo la foto della prima presidente del Consiglio, la prima presidente della Repubblica, all'epoca neanche del Senato. E ho messo degli specchi. Ho messo degli specchi, mi sono accontentata degli specchi. E poi ho messo due articoli della Costituzione, perché non ci fossero equivoci: il 3 e il 51, e accanto ho scritto. Nessuna di queste cariche sta mai rivestita da una donna. La prima potresti essere tu. Che volevo fare? Volevo fare empowerment. Empowerment alle ragazze che vengono in visita alla Camera a dire che non ci sono impedimenti e quindi abbiamo istituito la, camera, la sala delle donne. E poi il linguaggio con la segretaria generale, per la prima volta una donna da me voluta. E abbiamo fatto una una circolare in cui si invitavano tutti gli uffici a introdurre il linguaggio di genere, dunque il rispetto del linguaggio di chi riveste la carica. E poi c'è stato ad affrontare i colleghi e le colleghe. E quella è stata la parte meno edificante del lavoro, perché c'erano colleghi che mh, obiettivamente cioè, si erano messi nell'ottica di dire che io dovevo essere il signor presidente, no? E nonostante avessi detto più volte che eh, bisognava rispettare il linguaggio eh, di genere quindi io non ero un uomo alla fine dopo averlo detto più volte vedevo che comunque tanto se ne fregavano ho usato un'altra arma e Chiara se lo ricorderà allora specialmente i deputati della Lega signor Presidente iniziavano i loro interventi così allora io mi sono scocciata e, eh, perché, perché era un affronto e che facevo? Loro finivano l'intervento e io dicevo, la ringrazio signora deputata, passiamo avanti. E tutti ridevano. Ridevano perché mi rivolgevo al femminile a un uomo. E allora una, due, tre volte non l'hanno più fatto. Questo perché? Perché se fa ridere che io chiamo un uomo signora, è altrettanto ridicolo che un uomo chiami me signore. Ma per fare questo e far passare questo messaggio, tutte noi dovremmo farlo, questo esercizio in ogni contesto in cui noi ci troviamo senza abbozzare o lasciar correre e questo vale per tutto, non è solo per il linguaggio, vale per le battute che ci danno disagio, per la volgarità che si cela a volte dietro alcuni racconti fatti in ufficio, no? o anche tra amici. Ecco, io penso che questo libro voglia proprio evidenziare tutto quello che accade ai danni delle donne che non è normale ma che purtroppo in questo paese si rischia di normalizzare, perché è sempre stato così, hanno sempre detto così, e quindi che male c'è? No, c'è un male, c'è molto male. Qui ci sono tanti proverbi che ho messo insieme, proverbi che non sono saggezza popolare, sono un distillato di discriminazioni. Allora, se noi ancora andiamo avanti con questi proverbi come saggezza popolare, ebbene eh questo rappresenta un ostacolo. Un ostacolo. Quindi io penso che mh, ripetere questi proverbi eh, anche per fare una battuta non va bene. E così per tante altre situazioni, ad esempio, per voler sdrammatizzare. In Italia si arriva a dire a fare un complimento a una donna, sinceramente, magari le si dice: eh, questa donna è veramente in gamba, eh, ha gli attributi maschili, cioè no. C'ha le palle, cazzuta e chi più ne ha più ne metta. Ma perché? Se è in gamba, è in gamba. Non deve essere, non deve assomigliare un uomo, non deve avere gli attributi maschili per essere in gamba. Oppure, per essere una donna, però, guidi bene, eh? <ride> Scusate, guido bene e basta. Non è che per essere una donna guido bene. Oppure, non so, mh, quando una donna rimprovera magari un sottoposto, no? Lo riprende perché questo ha fatto qualcosa di sbagliato, appena leggi dall'angolo, ah che isterica, deve essere che c ha, c ha le sue cose. C'è un altro modo sessista di eh, affrontare il tema, no? Oppure se una donna in una riunione si impone, batte i pugni perché è arrabbiata, ah questa qui perde il controllo, hai visto? perde subito il controllo, è una che non sa affrontare la tensione e la pressione. Se lo fa un uomo, è uno di carattere. Ora, io potrei continuare così per ore. Ah, questo a dire che tante cose vengono dette con troppa leggerezza e sono cose che poi aprono il varco alle discriminazioni. Quindi il libro vuole essere uno strumento per farci riflettere su tutto quello che nel nostro paese si dice e si fa, che in altri non, 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 neanche lontanamente si potrebbe dire o fare e che qui si sta normalizzando. Accendi la televisione, faloppa, e vedi dibattiti di soli uomini, ma una roba del genere in Inghilterra il giorno dopo ci sarebbe la rivoluzione, lei insegna in Inghilterra, lo sa bene, non sarebbe possibile. Cioè, io... Parleremo poi anche del linguaggio politico. Vi devo dire che in questi anni abbiamo sentito delle cose di una gravità incommensurabile. Eppure sono state dette e non è successo niente. Allora, da un canto c'è una sottovalutazione, e dall'altro c'è una lasciata. l'esefè che è molto pericoloso. E gli elementi più scriteriati, poi e della politica e della società adottano quel sistema come se fosse normale e invece non è normale questo non è normale infatti è una un tema ricorrente nel suo libro, cioè ogni capitolo no, evidenzia la anormalità di situazioni, linguaggi, discorsi, comportamenti. Ed è un altro fil rouge del suo, del suo testo, del suo libro, che appunto eh, in modo molto preciso cerca di decostruire non soltanto delle categorie di pensiero, ma proprio delle parole. A partire dagli stereotipi, appunto, come lei ha già ricordato, si interroga, per esempio, Presidente, sul sessismo che troviamo nel linguaggio, anche in strumenti descrittivi del linguaggio, come i dizionari. Lei ricorda alcune ricerche. Io me ne sono occupato molto anche nella mia attività eh, di ricercatore. Anche, lo diceva un poco fa, nei proverbi, nella saggezza popolare, nel linguaggio politico. Riprendiamo questo tema tra pochi minuti, Presidente, perché mi sembra una cosa molto attuale, purtroppo. E poi questo testo è ricchissimo anche di riferimenti alle ricerche, ma anche di riferimenti letterari. Quante autrici, pensatrici compaiono in questo testo che ci aprono delle finestre non soltanto su delle dimensioni culturali anche diverse, ma anche su quelle battaglie che da un secolo e mezzo a questa parte vengono, sono state portate avanti in mezzo continente e anche oltre. E questi riferimenti ci ricostruiscono un percorso certamente di... Contrasto, di lotta, di indignazione, ma anche di potenzialità, di possibilità. E allora, Presidente, lei appunto costruisce questi capitoli intitolandoli con delle parole che poi sulle quali si interroga e ci chiede di interrogarci. La prima di queste è patriarcato. Quindi, il patriarcato che è un po' la cifra no? culturale fondata appunto su pregiudizi stereotipi, su quell'asse faire che lei ha ricordato poco fa. Ma, Presidente, il sessismo, ecco, è un altro capitolo fondamentale nel suo libro che riprende di nuovo le riflessioni sul linguaggio e, e che riprende per esempio la normalità con cui abbiamo una toponomastica quasi solo al maschile una statuaria quasi solo al maschile ecco di questi capitoli certamente tutti i capitoli ci aiutano ad approfondire la conoscenza ma ci sono dei capitoli molto di impatto anche politico quelli, quelli che, finisco, che sono intitolati all'infinito no? ostacolare, oscurare ecco Presidente oltre alla dimensione culturale, appunto, la dimensione politica anche voluta di oscurare, ostacolare, negare l'esistenza alle donne in tutti i piani no, della vita sociale e civile? Quali sono le cose che anche nella sua ricerca su questi temi l'hanno colpita di più, che compaiono, che poi vengono a galla in questo libro che ci racconta così bene? Ci faccia un paio di esempi che ci aiutino appunto a entrare anche nella narrazione di questo testo. Sì, intanto ehm, lei prima mi chiedeva del femminismo, io ci tengo a dire che questo libro è dedicato agli uomini agli uomini che sanno volere bene alle donne, gli uomini che le rispettano e che le valorizzano, uomini che sono nostri amici e che quindi devono essere con noi in questa battaglia, perché è una battaglia di uguaglianza che va a vantaggio del Paese. Questo è un punto fondamentale. L'altra cosa che volevo dire è il femminismo. Che cos'è il femminismo? Il femminismo è un grande movimento politico che ha generato la più importante rivoluzione del Novecento, la più grande rivoluzione pacifica del Novecento. Le donne per millenni non hanno avuto soggettività giuridica, non hanno avuto diritti neanche di possedere un patrimonio, di ereditare, di esistere, di lavorare. Per millenni, nel giro di pochi decenni, il femminismo smonta un sistema. Sociale basato sulla sottomissione della donna. È stata una rivoluzione epocale di, eh, di grandezza, imparagonabile a mio avviso. Ora, chi l'ha fatta questa rivoluzione? L'hanno fatta le donne femministe, quelle che si sono battute per le strade con le manifestazioni, le donne operaie che morivano nelle fiandre, che morivano negli stabilimenti, nelle saponerie che non avevano diritti che guadagnavano un, un quinto di quello che guadagnavano gli uomini, l'hanno fatte le donne che si sono sacrificate e che però hanno creduto in questo principio di uguaglianza. Negli anni 70 le nostre mh, deputate parlamentari hanno fatto battaglie per le riforme fondamentali del diritto di famiglia, hanno cancellato degli obrobri come il delitto d'onore. Eh, delitto d'onore, la donna trovata che magari stava con un altro uomo che non era suo marito e tu la uccidevi, ma ci avevi lo sconto di pena perché il tuo onore era stato leso. Oppure il matrimonio riparatore, violentavi una ragazza, poi la sposavi e voilà, non c'era più reato fino al 1981. Vi rendete conto com'era intriso di violenza il nostro ordinamento? Abbiamo aspettato il 1996 per fare dello stupro un reato contro la persona e non contro la morale. Quindi veniamo da battaglie durissime fatte dalle donne per ottenere una dignità all'interno del nostro ordinamento e per epurarlo dalla violenza del patriarcato. Quelle donne come sono state descritte poi nel nostro paese? Eh, la narrazione. La narrazione della destra ha avuto il sopravvento perché c'era interesse a, far, a sminuire quelle vittorie. Sono state delle guerriere che hanno vinto e invece nell'immaginario dovevano essere descritte come donne arrabbiate, cattive, sciatte. Queste erano le femministe. Erano donne che invece erano riuscite in una battaglia epocale. Allora questa narrazione ha condizionato molto l'immaginario e ne, oggi nel nostro paese quando uh, si parla di parità di genere magari senti dire eh, sì è giusto, io non sono femminista, eh. come se fosse uh, essere femminista qualcosa da cui prendere le distanze, ebbene non so, porto l'Inghilterra perché è il paese che conosco meglio, ma in Inghilterra non c'è nessun politico che si possa permettere di non essere femminista, lei lo sa, Boris Johnson, che è un Tory, quindi uno di destra, ha fatto non so quante interviste sempre a dire, I'm a feminist. Quando io ho invitato Justin Trudeau alla Camera a fare una lecture, la prima cosa che ha detto è, io parlo femminista, io sono femminista e su questo vorrei basare il mio intervento oggi. Io ancora sto aspettando di trovare un leader politico che si autodefinisce femminista senza che uno sta lì a forzarlo e che ne faccia una battaglia politica di questo. Perché è una grande questione politica. Eh, insieme all'ambiente sono le due grandi questioni politiche del futuro. Per questo nel libro non faccio sconti alla politica. Per questo dico che il Partito Democratico, che è il più grande... Partito progressista, il nostro Paese, ha responsabilità aggiuntive. Perché se questa battaglia non la fa il partito progressista più importante, chi la deve fare? E allora noi abbiamo un capitale umano all'interno dei partiti, no? un capitale umano femminile di primissimo livello. Ma poi vedi che specialmente ecco, in un partito come il Partito Democratico non c'è l'empowerment. Ma allora c'è un cortocircuito. C'hai l'impegno di donne che scrivono documenti, fanno incontri, c'è la conferenza delle donne e quant'altro, tu immagini che quindi le donne siano distribuite come gli uomini a tutti i livelli, anche quelle apicali. E invece no, vai a vedere le candidature per le città, le candidate sindache, mh, boh, ancora vediamo, eh, candidati alla presidenza della regione. Quindi c'è un problema. Allora io voglio credere che ci sia adesso un'assunzione di responsabilità. Il nuovo segretario Letta ha iniziato il suo mandato facendo di questo un punto diciamo di rimente. Mi auguro che sia realistico questo impegno, perché quando vai a vedere gli altri partiti progressisti europei, e eh beh non è così. C'hai leader donne, c'hai rappresentanza donna, allora perché questo conta? Non per far contente le donne politiche, ma conta perché questo è un riferimento per la società. Se tu hai figure femminili che gestiscono le decisioni, allora quelle decisioni saranno più inclusive più capaci di esprimere la totalità della società italiana, perché il 51% della popolazione, che è quello femminile, no? si deve sentire rappresentato attraverso scelte politiche consistenti. E allora vediamo che in Spagna, in Spagna arriviamo a quattro mesi di congedo di genitorialità obbligatorio per uomini e donne, padri e madri. Sapete che vuol dire questo? che non troverete più datori di lavoro che fanno la solita domanda, ah ma lei poi vorrà avere figli, signorina, perché usano queste parole, no? signorina, vorrà avere figli perché non conta più, perché il signorino o la signorina comunque se fanno figli hanno entrambi il diritto e il dovere di prendere quei quattro mesi di genitorialità. Questo vuol dire che non ci sarà più una differenziazione nell'accesso al mercato del lavoro. Allora questo vuol dire investire molte risorse, molte risorse e nel nostro paese alla, alla vigilia della legge di bilancio e stiamo adesso in quella fase, noi ci troviamo sempre a chiedere investimenti aggiuntivi però diciamo che c'è sempre qualcosa di più importante e così non va bene. Allora... In questo dico che è una grande questione politica e che il Paese deve capire che fare un investimento sull'uguaglianza di genere vuol dire fare un investimento sul futuro del Paese. Grazie, Presidente. Adesso lo dico non per recuperare la graffa iniziale, ma occupandomi di discriminazione del linguaggio da 25 anni, io sono femminista, Presidente. Eh, anche perché... Anche perché, e a parte appunto questa, eh, questa, questa espressione, questa, questa mia frase, eh, la, la lotta alle discriminazioni o è intersezionale, presidente, o non è. E cioè o uniamo i puntini e quindi cerchiamo di occuparci di tutti i diritti di tutte le persone oppure c'è qualcosa che non funziona. I diritti non sono una coperta corta o coprono tutti e tutte le persone oppure c'è qualcosa appunto che non funziona. Allora l'intersezionalità, cioè mettere insieme le rivendicazioni far emergere le invisibilità nella società e cercare di fare delle battaglie che appunto uniscano e contrastino le discriminazioni fino in fondo. Presidente, lei ha dato moltissimi spunti con questa sua eh, seconda risposta, e c'è un elemento che è di nuovo costante nel libro, mi pare, che si chiama invisibilità. No? Lei l'ha già accennato, cioè l'invisibilità delle donne nella vita sociale, culturale e politica, ma nell'invisibilità, eh, guardo l'onorevole Chiara Gribaudo anche a livello di trattamento economico, di contratti, appunto, la battag le battaglie che l'onorevole Gribaudo ha fatto in Parlamento. Eh, grazie, Chiara Gribaudo. L'applauso per l'onorevole, ma anche ed è un capitolo da cui ho imparato moltissimo, glielo confesso l'invisibilità delle donne nello sport è un capitolo molto molto interessante. Si sa pochissimo di questo, cioè che il professionismo sportivo e soprattutto degli uomini le donne hanno dei trattamenti retributivi ridicoli, ridicoli, vergognosi, anzi, oserei dire, e anzi vengono discriminate a volte, addirittura vengono buttate fuori dalle squadre, dalla, dalle società sportive, come anche, una cosa che si conosce poco, ma è cruciale, l'invisibilità nella raccolta dei dati. Come dice, eh, come, ci sono diversi libri di Griglie, di, eh, di, di, di una ricercatrice spagnola, di tanti ricercatori in giro per l'Europa, cioè anche quando raccontano se raccogliamo i dati, le donne ecco, spesso non ci sono. cioè Chi raccoglie i dati sono uomini di mezza età, diciamo, di una certa classe sociale, quindi non vedono neanche il problema. Allora l'invisibilità, purtroppo, non è soltanto quella istituzionale di cui parlava, ma è quasi sistemica, diciamo così, nella nostra società. E allora però. Come fare? Perché davvero la battaglia è ampia e ci chiede uno sforzo anche di immaginazione politica, di, di creatività, diciamo così, sociale davvero imponente. Allora, Presidente, lei ha dato molte risposte in questo suo libro. Come facciamo a superare tanti livelli diversi di invisibilità sì. e a darci invece visibilità anche nelle rivendicazioni nella lotta contro le discriminazioni e a far emergere quello che ancora vogliamo non vedere? Beh, nello sport è clamorosa, la diseguaglianza è clamorosa, per il mondo dello sport l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza, non esiste, non l'hanno mai scritto quell'articolo. Per lo sport è, è una costante, eh, come dire, è un doppio livello, per le atlete che vanno anche alle olimpiadi, ai mondiali, non esiste il professionismo. Cioè non c'è un contratto da professioniste, loro sono sempre solo dilettanti. Nello sport maschile esistono almeno quattro categorie di sport dove c'è il professionismo. Per le donne, no, neanche quello è stato esteso, quindi la sola, diciamo, la prerogativa del professionismo è ristretta solo agli atleti uomini e solo per quattro discipline. Tutti gli altri. In primis eh, le donne, appunto, sono tagliate fuori, i compensi delle atlete sono in maniera eh, non so in, imparagonabili a quelli degli uomini. Non parliamo del calcio, dove le calciatrici, che peraltro hanno avuto ottimi risultati anche agli ultimi mondiali, guadagnano delle cifre irrisorie. Gli allenatori e le allenatrici eh, guadagnano stipendi completamente diversi perché. Perché? Ma anche olimpici e paralimpici, anche quello ha fatto una battaglia su questo. Adesso, per fortuna, dopo la nostra interrogazione, gli atleti paralimpici sono, hanno aumentato il compenso del 30%. Ma vi pare normale che i paralimpici abbiano la metà del compenso e che bisogna fare interrogazioni parlamentari per riuscire a farglielo alzare? Cioè, ma che mondo è questo? Questo pure non è normale. Eppure si è accettato per, per decenni. Per decenni nessuno ha alzato un dito a dire scusate ma perché? Eh, eh, sullo sport alla Camera abbiamo fatto diversi emendamenti per riuscire a introdurre diciamo, dei principi di equità, ma poi se sono le federazioni a doverlo decidere e eh, non ci siamo arrivati neanche noi, perché abbiamo anche noi avuto molte opposizioni, perché comunque c'è una lobby di resistenza alla parità che è fortissima, eh? attenzione, il Parlamento è lo specchio del Paese, quindi se nel Paese c'è indifferenza verso un punto, verso un tema, anche nel Parlamento, se c'è opposizione, se c'è una questione di sponsor, ma è un gatto che si morde la coda, perché se tu non valorizzi lo sport femminile, non dai alle ragazze lo stesso accesso alle palestre, agli spazi, no? Eh, non riuscirai a sviluppare il potenziale di quelle ragazze e quindi non saranno mai brave quanto potrebbero esserlo. Addirittura pure qui, quando un ragazzo gioca male a pallone, si dice giochi come una femminuccia. Eh, anche questo, no? Ma vi pare normale? Perché? Giochi come una femminuccia vuol dire che non sai giocare. Quindi i detti eh, quando riguardano gli uomini, per sminuirli, li si paragona a delle donne, ok? Alle donne invece si paragona a degli uomini solo quando sono molto brave. Cioè, tu hai cioè le palle, vuol dire che sei brava. Tu giochi come una femminuccia, vuol dire che giochi male. Ecco, allora capite bene che c'è qualcosa che non va e noi le accettiamo queste cose. Le accettiamo, ci ridiamo sopra. Io trovo che anche no, non è più tempo né di accettarle né di riderci perché segnano. No? Una disparità. Ecco, quindi dicevamo delle, dei dati. Eh, in inglese si dice no data, no policy, no problem. As simple as that. Eh, se non ci sono i dati, non c'è la politica, la policy per risolverli e dunque non c'è il problema. Cioè è tutto, non è a caso, non è a caso. I dati vuol dire investire nella raccolta dei dati, analizzare i dati. Il professore lo sa bene, vuol dire fare delle scelte politiche. Uso i dati per capire no, come questo fenomeno colpisce gli uomini e come colpisce le donne. Se io invece non voglio usare questi soldi in questo modo perché ritengo che non è importante, e allora faccio altre scelte. In più non ho neanche il problema, perché nel momento in cui io vado a vedere i dati ho il problema. E se ho il problema, allora. Eh, lo, poi lo devo anche risolvere quindi è una strategia è una strategia non avere i dati è una strategia per non risolvere i problemi e quindi questo direi che ci deve far riflettere anche il, il femminicidio noi che cos'è il femminicidio il femminicidio è l'uccisione di una donna non è in un incidente stradale eh? non per una slavina eh? non perché il ladro gli ha sparato eh? Il femminicidio è l'uccisione della donna in quanto donna, cioè è stata uccisa perché l'uomo non accettava l'idea che lei se ne andava o perché non faceva quello che lui voleva. È l'uccisione della donna in quanto donna, per mano di chi dovrebbe amarla. Questa parola indica questo tipo di azione violenta, quindi dell'uomo, quindi la violenza dell'uomo sulla donna in quanto donna. Eh, allora vediamo che gli omicidi diminuiscono, ultimi dati ISTAT, i femminicidi no. In tre giorni sono state ammazzate quattro donne e due bambini per mano di padri, padri figli e fidanzati. Cioè è o no un'emergenza sociale? E non è normale che non si riesca a sconfiggere, ma come si sconfigge? Non solo con delle leggi che ci sono, magari possiamo migliorarle, ma ci sono, ma con un lavoro di testa. Bisogna cambiare la mentalità, bisogna cambiare l'idea che la donna è tua e tu ne fai ciò che vuoi. E se quella ti dice no, tu arrivi ad ammazzarla. È frutto di una mentalità che è tarata sul patriarcato. Questo Implica anche che c'è una responsabilità anche di chi racconta nei media tutto questo. Raccontare il femminicidio come il gesto di amore esasperato, di gelosia esasperata, è dare le attenuanti all'uomo all che ha ammazzato. Tu puoi essere innamorato di una persona e allora l'ammazzi, ma dov'è la logica? Ma chi vuole bene non fa del male. No? Quindi anche questo c'è tutta questa zona d'ombra del racconto per cui alla fine è lei che l'ha esasperato, è lei che lo provocava, è lei che non stava zitta, è lei che incalzava e dunque è colpa sua. Ecco, vi prego di fare attenzione perché questa è, è, è la doppia, è la vittimizzazione secondaria, cioè nelle aule dei tribunali oggi accade anche questo, che la donna si trova... A dover capito difendere quando ha avuto violenza, a dover giustificarsi che lei chiedeva spiegazioni eh, oppure che non aveva preparato la scena perché aveva avuto da fare. Commenti di genitori che dicono: eh, Ma dopo un femminicidio, genitori che dicono: eh, però lei trascurava la famiglia. Allora, in questo senso penso che Dobbiamo tutti fare una riflessione in più e se leggiamo articoli di questo genere dobbiamo protestare, mandare una lettera al direttore per protestare. Bisogna essere vigili se vogliamo bene al paese, lo vogliamo portare avanti. Ognuno deve fare un pezzo di strada, non c'è una delega, non c'è una delega, ci penserete voi. Noi chi? Ognuno a casa propria, nel posto di lavoro, nella società deve fare il suo pezzo di strada. Se no, facciamo leggi molto buone, ma poi non c'è il paese dietro che segue. Quindi ci deve essere una presa in carico di ciascuno e ciascuna. Questo il libro vuole fare, vuole mettere in evidenza, facendo la radiografia della nostra società, vuole mettere in evidenza le storture che esistono e dire che facciamo, le accettiamo? Se le accettiamo, allora non ci dobbiamo più lamentare di essere un paese che su tante cose poi i giovani se ne vanno all'estero, no? Perché? Perché non ci sono le opportunità, perché ci sono i pregiudizi che bloccano la società. E se vogliamo invece che il nostro sia un paese evoluto, ognuno deve fare un pezzo di strada. E questo è il costo che, che si ha, cioè questa è la democrazia attiva, questa è la partecipazione. Grazie Presidente. Facendo io stesso formazione con l'Associazione Carta di Roma su questi temi, andiamo nelle redazioni dei giornali da anni per cercare di aiutare chi fa giornalismo, chi opera nei media a riflettere su questi temi. Mi rendo conto che questo è un tema cruciale nel nostro paese: il racconto, no? il, il cattivo racconto. Lei l'ha già ricordato, la, la doppia vittimizzazione: cioè non solo la, le donne subiscono la violenza, ma vengono anche accusate, incolpate di essersela cercata in qualche modo, addirittura dalla stampa, addirittura, da, da, addirittura a volte dalla stampa e dagli organismi diciamo così, del Paese che dovrebbero controllare un po' l'informazione, che dovrebbero formare l'opinione pubblica. E lei ha detto, e io sono assolutamente d'accordo con lei, eh, cerco insieme a tante associazioni anch'io, con la nostra rete nazionale, di fare tante attività per attivare un po' di consapevolezza, di coscienza civile su questi temi. E lei diceva giustamente il Paese, però, appunto, deve in qualche modo rispondere. Si fanno delle leggi, possono essere anche molto buone, ma poi bisogna fare un pezzettino, ciascuno, ognuno, ognuno nel proprio. Tuttavia, e lo dico come una provocazione a, a noi, a tutti noi: il Paese mi sembra più avanti eh, oggi a rispetto, per esempio. Alle discriminazioni eh, per motivi di sesso, genere, identità di genere, e quindi questo eh, mi sembra un evidente riferimento al DDL Zan e alla sua bocciatura in Senato. Il Paese mi sembra molto avanti per alcune consapevolezze e per le tutele che chiede, tuttavia il personale politico non sempre mi sembra all'altezza di rispondere a queste esigenze, a queste domande. Il Paese chiede, e io come lei, come tanti di noi, vado nelle scuole. I nostri, le persone più giovani ci chiedono di usare un linguaggio più inclusivo, tuttavia il linguaggio politico è diventato sempre più cattivo, incattivito, un cattivo modello anche che poi ha diffuso i cosiddetti discorsi d'odio. Il Paese chiede di avere più diritti e di ampliare i diritti, mentre invece c'è un tentativo di erodere questi diritti anche da, un da parte di un pezzo della classe politica. Allora, come invito alla riflessione, sì, è vero. La politica può fare delle buone leggi e poi il Paese in qualche modo deve rispondere, ma come si fa se il Paese invece è più avanti e questa selezione del personale politico non è avvenuta, non avviene e anzi stronca questo movimento in avanti del Paese? Sì, allora eh, la proposta di legge Zanna è stata una proposta di legge che racchiude cinque proposte di legge tra cui una mia a prima firma mia. Um, abbiamo lavorato molto bene alla Camera su questa proposta di legge, un lavoro approfondito, come era giusto fare, un lavoro che ha recepito anche alcune considerazioni dell'opposizione, um, una legge che si aspetta da 25 anni. L'Italia è uno dei pochissimi paesi dell'Unione Europea a non avere una legge contro i crimini di odio. E quindi eh, una legge necessaria. Ora, eh, su questa legge si è sviluppata una dinamica che esula dalla legge stessa, una dinamica di esercizio del potere che guardava ad altro più che alla legge stessa, mandava messaggi, mandava messaggi per quello che sarà l'appuntamento più importante dei prossimi tempi, cioè l'elezione del Capo dello Stato. Dunque, chi l'ha approvata alla Camera quella legge non ha usato cioè, lo stesso metro e dunque non l'ha votata ugualmente al Senato, perché se tutte le forze politiche che avevano, fatto, che avevano sostenuto e votato la legge Zan alla Camera lo avessero fatto al Senato, ovviamente avremmo avuto oggi una legge contro i fenomeni e i crimini di odio. Si è giocata una partita politicista, in modo molto scaltro, io direi, sulla pelle delle persone, perché quella legge è una legge ben fatta, è una legge che ha una parte penale, repressiva, come è giusto che sia, ma poi è una legge anche che si occupa della sensibilizzazione, della formazione, con appunto oh, la tematica di parlarne nelle scuole perché è nelle scuole che si deve formare il rispetto, fin dai primi anni di vita, di età, che si deve creare il rispetto. È una parte che introduce la misoginia che io ho molto voluto, perché sapete bene che i crimini di odio, che sono come una piramide, no? come diceva prima, alla, alla punta estrema sopra c'è un gruppo sociale, cioè le donne. Quando ero presidente della Camera, feci, istituì la Commissione sui fenomeni di odio. Voluta dal Consiglio d'Europa e facemmo questo studio con esperti esterni e deputati di tutti i gruppi e deputate. Ebbene la relazione finale ci diede questa visione, questa fotografia. Una piramide, la piramide dell'odio, al cui vertice c'è il gruppo sociale più tartassato nel paese che sono le donne, le donne come bersaglio numero uno. Ecco, allora. Questo è chiaro quindi che la misoginia è un problema, che nulla a vedere con la violenza domestica sulla quale abbiamo già le leggi, ma era misoginia in quanto crimine di odio. Poi la legge conteneva anche, contiene anche la parte che riguarda l'assistenza materiale, perché a oggi quanti giovani vengono scacciati di casa, anche se minorenni, perché? Perché sono omosessuali, lesbiche o... Non ritrovano la propria identità di genere. C'è anche questa crudeltà e la legge faceva, appunto, dava una risposta a queste necessità, istituendo dei centri per le persone che non, non sanno dove andare in queste necessità, in questi momenti. Quindi era, è una buona legge. Il modo in cui è stata affossata è un modo abbastanza spregiudicato e anche. In un certo senso sguaiato, feroce, direi, quell'applauso quell fragoroso, quella risata, si ride e si esulta per aver affossato una legge che voleva proteggere chi a oggi non è protetto. Allora, noi abbiamo fatto una battaglia a viso aperto. Devo dire che il Partito Democratico su questo ha voluto andare fino in fondo, ha fatto bene, perché non, non potevamo uh, deludere chi aveva avuto fiducia in noi e bisognava andare fino in fondo. Hanno chiesto il voto segreto e su quel voto segreto c'è chi ha tradito eh, la fiducia di queste persone, non l'ha saputo fare neanche a viso scoperto, si sono nascosti nel voto segreto. È stata una bruttissima pagina, ma lo dicevo l'altra sera con Alessandro Zanner, eravamo insieme a cena, non è che noi ci fermeremo. È evidente che si va avanti perché il percorso dei diritti è sempre accidentato. A volte ci sono questi stop and go, no? ci si ferma, ma poi il cammino continua. Comunque il cammino continua. Ci possono essere questi incidenti, ma il percorso non si ferma. E vorrei dire una cosa sul linguaggio d'odio nella politica. Ecco, prima di venire qui, lo dicevo prima, ehm, mi è capitato di imbattermi... In una perla pronunciata ieri sera da un uh, responsabile politico di Fratelli d'Italia, responsabile dello spettacolo La Cultura di Fratelli d'Italia a Trento, il quale ha ritenuto bene di scrivere qualcosa del tipo: Cito eh, per non datemi la, la volgarità, mh, che, eh, mh, 'Che due palle sta propaganda per la violenza,' eh, sulle donne, se gli uomini sono così tremendi, scopatevi i cavalli. Questo è un personaggio politico responsabile di un settore come eh, lo spettacolo, la cultura di Fratelli d'Italia, tale, tale Luca Valentini, che si è espresso in questi termini. Allora io dico: in quale altro paese accade una cosa del genere e non ci sono le manifestazioni per strada, ecco, in Italia. Cioè, io, io sono inorridita. Allora, lui poi ha detto, eh, ma io sono stato mal interpretato, non volevo dire questo. E, sì, e poi ha chiesto scusa perché se no gli tolgono l'incarico. Capito? Io dalla Meloni ancora non ho sentito niente. Quindi ho fatto una mia comunicazione dicendo che era una cosa terrificante questo linguaggio, che umilia tutte le donne e che volevo capire la uh, presidente del partito Meloni cosa intende fare di questo individuo. Ho fatto una domanda perché io non lo so cosa succederà, succederà qualcosa? Voi che dite? Succederà qualcosa? Non lo so. Ma d'altra parte non è l'unico, qui nel libro Falappa lei l'ha letto qua, visto bene? Porto degli esempi. Ad esempio, porto un consigliere comunale di Amelia, no? tale Massimiliano Galli, che in un, in un post ha invitato la cantante Emma Marrone che si era espressa no, riguardo ai porti. Era il tempo del, dei porti chiusi, ecco invece, lei ad aprire le gambe. Aprire le gambe. Poi c'è un consigliere comunale di Bolzano tale Masocco che invece. Fa anche lui un Whatsapp e, e invita tutti a, in un locale perché, cito, lì c'è una figa che, violentere, che violenterei volentieri. Consigliere comunale. Poi ce n'è un altro consigliere comunale di Trieste, il quale eh, qui ha fatto un'altra cosa, lui voleva presentare una mozione per combinare multe alle donne che non avessero voluto fare sesso con i mariti. Allora, io penso che un degrado così non si trovi in molti paesi europei. Cioè, noi abbiamo questo primato. Abbiamo il primato del paese in cui un leader di partito va su un palco, porta una bambola gonfiabile e la paragona alla terza carica dello Stato. Anche lì non succede niente. Va tutto bene. Eh, cioè, eh, quindi io non lo so, voglio dire, che succede? È possibile che tutto questo avvenga nell'indifferenza? Se c'è indifferenza, le persone si sentono autorizzate a continuare. Quindi ci deve essere una presa di consapevolezza, perché tutto questo non è normale. Guardate, non è normale. E se non è normale, dobbiamo tutti e tutte alzare la voce e dire basta a questo scempio, perché noi e le nostre figlie abbiamo diritto a essere rispettate. Noi non possiamo accettare di essere espulse dalla sfera pubblica e dalla sfera politica, perché questo è l'obiettivo senza batter ciglio. Perché è quello che sta accadendo. Perché quante volte vado girando e mi dicono: Ah sai, io vorrei fare politica, poi vedo quello che fanno a lei, ci penso due volte. Siamo al punto che giornaliste e politiche si censurano da sole perché dicono: Eh, però se scrivo questo poi sai che succede. Ma dico, ma vi rendete conto che questo è un danno alla democrazia? Allora io dico: ci abbiamo le leggi contro i crimini d'odio, ma perché non le calendarizziamo? Perché non si riesce a far capire che se le donne sono sotto attacco è tutta la democrazia essere sotto attacco e i nostri partiti non si fanno parte civile in questa battaglia? L'obiettivo è intimidirle le donne, è intimidirle e in parte ci stanno riuscendo. Perché? Perché non c'è una presa di responsabilità da parte di tutte le persone, di tutti i corpi sociali. È come dire, e eh vabbè, te la sei cercata, eh però lei è divisiva, è eh? eh, colpo su colpo, ma basta. Tutto sommato, lasciasse perdere. Eh, si arriva a dire questo, a pensarlo. Quindi noi donne, dopo tutto, dobbiamo essere più accondiscendenti, sempre un passo indietro, più segregaria. E più sei apprezzata. Ma vi rendete conto che questo è un problema? E se sfidi la barbarie, eh, ti giri e non trovi proprio tanti alleati o alleate, perché fa scomodo, perché la battaglia è considerata troppo faticosa. Allora è meglio lasciar perdere. E invece no: più si lascia perdere, più ci si rende complici del degrado. Per questo io ho scritto un libro dove. Metto in guardia tutti dal non cadere in questa trappola. Grazie Presidente. Grazie. Se posso aggiungere una considerazione eh, rispetto a quello che lei ha appena detto inviterei tutti noi e tutte noi a riflettere sul fatto che la libertà di espressione non è infinita o indefinita. Le minacce alle persone non sono libertà di espressione, l'incitamento all'odio non è libertà di espressione, la discriminazione che dalle parole si trasferisce ai fatti non è libertà di espressione, io che gli insulti alla persona invece che un'argomentazione che in qualche modo contrasti no, i temi, ecco, queste non sono espressioni di libertà di espressione o perlomeno non ci rendono un paese certamente più civile, anzi. Quindi, inviterei tutti noi a fare attenzione a non abbassare l'asticella su questi temi, anzi, e se avete anche voglia e pazienza di seguire i lavori. Della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d'Odio, che oggi include 40 soggetti in Italia, da Amnesty, ehm, a, a grandi associazioni anche che operano sul territorio. Ecco, però vorrei provare a chiudere questa conversazione, Presidente, su una nota un po' più leggera. C'è questo ultimo bellissimo capitolo che si apre con una figura straordinaria, Salvatore Morelli, no? 1877, è una una conversazione al no? Parlamento italiano di allora, lui mazziniano, tra l'altro antelitterum, un femminista no? politico antelitterum e magari poi ci racconta lei qualcosa delle posizioni di Salvatore Morelli, però mi piace... Mi piacerebbe concludere questa conversazione raccogliendo i frammenti anche però di positività, di battaglie, di persone, anche di uomini, bisogna dirlo, che hanno provato a portare avanti delle battaglie femministe, di inclusione contro le discriminazioni in questo Paese. Allora, Presidente, ci illumini su questa straordinaria figura e ci dia un messaggio che ci faccia andare via da questa sala sapendo che non solo dobbiamo fare certe battaglie, ma che possiamo farle insieme e forse possiamo anche vincerle. Sì, 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 infatti è il modo migliore. Io ho concluso il libro così e mi fa piacere anche chiudere questa bella conversazione oggi pomeriggio con lui, Salvatore Morelli. Io sono innamorata di Salvatore Morelli, ve lo devo dire, perché è una, una figura di straordinario valore. Salvatore Morelli è un Mazziniano, un uomo laico, un uomo che mh, valorizzava le donne che aveva conosciuto nella sua vita, le aveva sempre messa al centro delle sue attenzioni, ehm, era un, un lungimirante, un visionario. Lui nel 1877 fa delle proposte di legge, io l'ho scoperto, scoperto tardi alla presidenza della Camera, devo dire, quando abbiamo fatto una grande mostra per, per l'anniversario del voto delle donne del 1946. E quindi io mi imbatto in questa figura di Salvatore Morelli perché mi fanno vedere delle riviste dell'epoca in cui vedevo era un signore barbuto, un po' corpulento, vestito da donna con tutte gonne, trine, Ah, allora dico: ma, ma chi è questo signore? Perché lo descrivono in questo modo? No? Lo raccontano così. E lo raccontavano come un personaggio eh, così di poco valore il deputato delle donne lo chiamavano eh, nelle riviste e allora sono andata a vedere gli atti parlamentari e c'è uno scambio meraviglioso con il presidente dell'epoca che era Crispi in cui eh, Salvatore Morelli spiega ai suoi colleghi, tutti maschi chiaramente, perché bisognava approvare una legge contro la schiavitù domestica e per il voto alle donne. 1877, ci siamo arrivati nel 1946. E lui spiega eh, l'importanza, la centralità della donna nella società e che la donna doveva essere ancora più mh, messa in condizione di incidere e influenzare perché era lei la, la figura da cui tutto promanava, da cui tutto derivava. Quindi, come si poteva non fare in modo che la donna avesse non solo eh, i diritti degli uomini, ma anche eh, la centralità politica che meritava? E lì. Schiamazzi, eh, derisioni, cioè la descrizione. No? Lui parlava e tutti ridevano, lo insultavano. Allora Crispi che richiama l'aula, no? la riporta al silenzio e lui continua imperterrito a dimostrare la sua tesi. Chiaramente nessuna delle proposte di legge venne approvata, però dimostra come chi è avanti necessariamente si deve esporre a questo, all'udibrio. Viene fatto oggetto di ludibrio perché perché le persone non sono disposte a sognare, non sono disposte a immaginare, sono troppo attaccate alla realtà e non hanno a volte lo slancio di immaginarsi quello che potrebbe essere, quanto, quanto bello potrebbe essere no? se ci fossero altre condizioni. E chi non ha ideali, secondo me, non ha neanche la possibilità di fare buona politica. La politica è ideali e valori e principi e se noi diamo seguito a questo allora riusciamo a cambiare la società e a re restituire un servizio alla collettività se invece la politica si impoverisce dei valori tutti vanno d'accordo sono tutti amici la, po la politica perde di significato diventa solo spartizione di potere ed è per questo che poi il 50% delle persone non va più a votare quindi io Esorto tutti a fare politica, la bella politica, quella degli ideali, a impegnarsi, a, a pretendere, a essere parte attiva, perché è solo così che riusciremo a fare di questo Paese un Paese migliore, senza delega. Quindi mi farebbe piacere che dopo aver letto questo libro qualcuno avesse voglia di dire, sai che c'è per questa causa, mi voglio spendere, faccio politica. Grazie. Grazie Presidente Bolderini. So che lei tra poco deve andare via, ma c'è mi auguro un po' di tempo per un firmacopie. So che in molti la vogliono salutare, molte persone la vogliono salutare. Io la ringrazio moltissimo per questa conversazione che è partita con una mia deficienza, ma spero che in qualche modo di aver recuperato nella, ne, nello scambio. Ma lei ci sta a fare la rivoluzione no, femminista? Io sì. Ci sta o no? Anche non, una rivoluzione che. Insieme a quella femminista faccia delle rivoluzioni, sia una rivoluzione sociale sì. che davvero garantisca diritti Ma per tutti. partendo dalla, dall'abbattimento della disuguaglianza di genere. Assolutamente sì. Va bene, allora viva la rivoluzione femminista! Grazie a tutti e a tutti, Laura Boldrini, grazie. Presidente, grazie, grazie, grazie a tutte voi e a tutti voi.